Ciao a tutti gli amici di Nuova Finestra. In questa rubrica dal cantiere oggi parleremo di un tema caro a tutti i serramentisti, ovvero logistica. Sì, perché ogni serramentista ha a che fare sempre con pesi e dimensioni considerevoli e la logistica, soprattutto oggi che l'architettura sta andando in una direzione di dimensioni sempre più grande, gioca un ruolo fondamentale ed è sempre più complessa da gestire, soprattutto quando si è, ad esempio, come in questo cantiere che prenderò come esempio per la rubrica di oggi, a Milano in un attico al quinto piano in pieno centro. In questo cantiere dovevamo realizzare una grande vetrata composta da pannellature fisse e apribile e lunga per un totale di circa 20 metri, fatta ad esse, faceva fatti due angoli a 90 gradi e poi c'era un'altra quindicina di infissi tra virgolette normali, perché parlavamo comunque di infissi minimali con vetri tripli blindati eccetera eccetera eccetera, tutto arricchito dalle tende a scomparsa, da zanzariere e ciliegina sulla torta. Volevano anche realizzare una cantinetta vini interna in acciaio Corten. I committenti avevano le idee molto chiare su quello che volevano realizzare, avevano bisogno di sicurezza, avevano bisogno comunque di isolamento termico perché a Milano fa abbastanza freddo e avevano bisogno anche di isolamento acustico, che diciamo è un classico per la zona di Milano. E poi avevano questo panorama molto bello, avevano una bella vista sulla città e quindi volevano dei vetri che permettessero di ampliare questa vista, di renderla più trasparente possibile. E quindi volevano dei vetri che non andassero a intaccare questa vista molto molto bella, che era qualcosa che andava a caratterizzare questo attico. Visto quello che veniva chiesto, abbiamo proposto dell'acciaio Corten, che era anche una finitura che volevano gli architetti, e abbiamo ottimizzato un'altra parte dell'attico con un serramento in alluminio effetto Corten per cercare di ottimizzare anche i costi, ma sempre con la stessa finitura e con le stesse caratteristiche tecniche. Infatti abbiamo fatto una sicurezza RC2 per tutti i serramenti, abbiamo fatto dei vetri tripli per tutti i serramenti, abbiamo utilizzato solo una lastra extra chiare per non andare a intaccare il panorama e poi abbiamo proposto delle zanzariere e delle tende motorizzate completamente a scomparsa, in modo che sia le guide che anche la barra maniglia in alto andassero a scomparsa totale, così una volta aperte non si vedevano. Per i serramenti abbiamo utilizzato l'allora nuovissimo sistema della Secco OS275AS, che permetteva di fare delle vetrate scorrevoli con profili molto sottili come tutta la linea OS2 una volta solo battente, e per la linea in alluminio abbiamo usato un prodotto Schuco serie BS, ma la versione 90, quindi quella più grande, che ci permetteva di usare dei vetri tripli blindati con prestazioni molto molto elevate. L'intervento prevedeva la ristrutturazione totale di questo attico in centro Milano, con demolizione completa di tutte le pareti, impiantistica, pavimenti, qualsiasi cosa, e quindi in questi tipi di interventi la progettazione gioca un ruolo fondamentale. Abbiamo infatti eseguito il primo sopralluogo, dove abbiamo fatto qualche rilievo per capire se il progetto dell'architetto corrispondeva alla realtà dei fatti, scattato un bel po' di foto che aiutano sempre, e poi ho iniziato a prendere le misure con la logistica, vedendo cosa si poteva fare e cosa non si poteva fare. Ci siamo anche interfacciati con l'impresa edile per vedere se conoscevano delle aziende locali che potevano fornire un servizio di logistica adatto a quello che dovevamo trasportare sull'attico, e così abbiamo preso già un bel po' di informazioni. Tornati in ufficio abbiamo iniziato a fare la progettazione. Di solito in questi cantieri così difficili non si arriva mai alla soluzione definitiva al primo progetto, perché bisogna cercare di mettere d'accordo la direzione lavori, la proprietà, bisogna che le scelte tecniche fatte siano fattibili. Insomma, quando si trova il compromesso giusto per tutte queste esigenze, poi si può partire con la realizzazione dei lavori.
la cosa più difficile è stata realizzare un infisso ad angolo di 90 gradi e con la parte sopra inclinata, integrare anche lì tutte le tende e le zanzariere, e poi il famoso infisso S lungo una ventina di metri. Per questo infisso, una volta progettate tutte le predisposizioni, ci siamo recati in cantiere e le abbiamo installate direttamente, perché nelle cose molto complesse, nei lavori molto complessi, è impensabile poterli fare direttamente l'impresa. Un controtelaio normale, un monoblocco, è qualcosa che un'impresa sa posare. Un controtelaio così complesso come un infisso adesso, con le guide sotto che andavano affogate, con i montanti che erano diversi dalla parte sopra apribile e diversi ancora dalla parte fissa, era qualcosa che sicuramente avrebbe fatto scaturire degli errori. Quindi ci siamo recati personalmente e abbiamo posato tutte le predisposizioni. Poi siamo tornati sul discorso della logistica. La prima volta che ci si reca in un cantiere bisogna anche capire le fattibilità degli interventi. Ad esempio, mi è capitato qualche giorno fa di andare in un cantiere a Ravenna, dove c'erano due ragazzi che volevano fare una grande vetrata scorrevole a due ante, e non si entrava da nessuna parte con un camion, neanche con un braccio da 50 metri, e l'unica cosa sarebbe stata arrivare con un elicottero, e quindi abbiamo dovuto prendere un'altra strada. Questa è, per dire, una delle cose peggiori che può succedere. Comunque ogni cantiere può avere delle complessità, quindi nel primo sopralluogo bisogna capire quello che è fattibile e quello che non è fattibile. In questo caso, oltre a portare tutti i serramenti al quinto piano centro Milano, avevamo anche questa grande vetrata tripla blindata di circa 4 metri per 800 kg di peso, che già è complessa se devi portarla a un piano terra, se devi installare una vetrata del genere. Qui invece le difficoltà erano tante, e la divina provvidenza ci ha aiutato, perché i proprietari ci hanno suggerito di provare a chiedere con un piccolo convento di suore che era proprio di fianco all'immobile in oggetto, dove c'era una bella strada privata abbastanza larga. Siamo andati a parlare, abbiamo trovato un accordo e ci siamo accordati su un giorno prestabilito per cercare di recare il meno danno possibile. Così facendo abbiamo trasportato tutti i serramenti e questo enorme vetro blindato con minor sforzo, con minor problemi, senza avere il problema di bloccare il traffico, e anche facendo qualcosa di un pochettino meno pericoloso. Io ricordo che quando abbiamo installato questi serramenti, soprattutto questo vetro, non dico che non ho dormito, però ogni serramentista sa che quando si posa un vetro è un attimo che magari può partire una setola e ti sei giocato la giornata. Qui magari ti giocavi addirittura la settimana, perché pensare di dover tornare e a sostituire un vetro del genere sarebbe stata veramente un disastro. E cosa si fa in questi casi? Per cercare di allontanare questo pericolo, per prima cosa i vetri si fanno tutti a filo grezzo su entrambe le lastre, e poi si mandano le persone migliori del proprio team, quelle che hanno magari più esperienza, hanno più competenze, quelle che possono allontanare il rischio di problemi indesiderati. E poi si cerca di imballare tutti i materiali al meglio possibile. Io, scherzando, dico le finestre bisogna imballarle come dei salami. Insomma, abbiamo montato tutto quello che era da montare, anche la cantinetta dei vini, la ciliegina sulla torta, che il proprietario ha voluto realizzata a sua misura, piuttosto che comprare una cantinetta standard che si può trovare in qualsiasi negozio, magari anche di alta gamma, ma poter realizzare una cantinetta in acciaio corte, a taglio termico, con un vetro triplo, quindi esattamente come gli altri serramenti, oltre a renderti qualcosa di unico, anche un isolamento termico che qualsiasi cantinetta vini commerciale se lo scorda. Per concludere questo video, volevo dire che il cantiere è venuto molto bene, abbiamo avuto la soddisfazione dei clienti, della direzione lavori e dell'impresa edile, e vi lascio con una piccola battuta dicendovi che nella logistica potete prevedere tutto, qualsiasi cosa, ma se lavorate in pieno centro a Milano e con la difficoltà che c'è a trovare un parcheggio, un paio di multe mettetele in conto. Ciao e al prossimo video!